Kiram è un'artista italiana operante nell'ambito della performance art, la videoarte ed il cinema sperimentale. Nel 2008 fonda il movimento artistico performativo Human Installations ed avvia il sodalizio professionale con la regista e performance artist Giulia Pietrangeli. La performance Obsolescenza del genere, dopo essere stata presentata a Columbus, in Ohio, vince la selezione speciale performance del premio Arte Laguna di Venezia nel 2009. Insomma, la sua attività artistica è accompagnata da una serie sempre più crescente di successi e la sua ispirazione artistica spazierà su più versanti, posandosi su numerosissime tematiche. Ma sarà lei a raccontare le sue continue evoluzioni ad Irene ed Anna. Volevamo iniziare chiedendoti, diciamo, quando è che hai capito e come hai capito di essere un artista? Fondamentalmente hai questa necessità impellente di esprimerti, poi sperando insomma che il risultato sia vicino a quelle che sono anche il sentire, non il sentire comune, però riuscire diciamo a stimolare un pensiero critico da parte delle persone. Quindi insomma la scelta anche di affrontare soprattutto tematiche a carattere sociale è anche dovuta a questo. Quindi nel corso degli anni abbiamo affrontato carcere, migrazione, violenza contro le donne. Secondo me l'artista ha un dovere sociale. Adesso non so quanto effettivamente possa il mio lavoro essere efficace, ma già che soltanto una persona possa essere stimolata in qualche modo a porsi delle domande, è un passo avanti. E un altro inedito è Memento Vivere, un'opera che terminerà tra 20 anni, dove genitori e figli simulano, diciamo, un addio. Chi rimarrà tra 20 anni, poi, insomma, andremo a tirare le somme. Poi non è detto che siano cioè, i figli, poi, fondamentalmente, c'è anche questa, diciamo, scommessa nel tempo e nello spazio. Posso Fondamentalmente un chiedere come è archivio di nato ricordi. questo progetto, come ti è venuta questa bellissima idea? Allora, questo lavoro in effetti è nato durante il periodo della pandemia e ha tre autori. Sono io, poi anche la regista e attrice teatrale Maria Elena Masetti Zannini e Julius Kaiser, con quale collaboro, con il quale ho elaborato anche diverse opere. È nato nel periodo in cui effettivamente i genitori non potevano neanche salutarsi per dirsi addio l'ultima volta. Ricordiamo insomma, soprattutto nel 2020, con le ondate più aggressive, diciamo, sono verificate situazioni piuttosto drammatiche. Quindi l'idea comunque in un certo senso di fregare la morte, no? In questo modo, quindi anticipo ciò che può essere fondamentalmente un addio, un modo non solo per esorcizzarla, in un certo senso, però anche per non lasciare nulla in sospeso. Entri nel vivo di quelle che sono anche le dinamiche familiari, in contesti completamente diversi. Questo desiderio comunque di condivisione pone delle domande. Evidentemente c'è bisogno comunque di un elemento esterno che possa costringere al confronto. E più che diciamo un progetto artistico diventa quasi un atto d'amore. E A poi proposito di fondamentalmente amore, pensando scusa a questa cosa. se salto così, però tu hai vinto il premio Laguna alla Biennale di Venezia Sì. e sei dichiarata guerriera dell'amore. Ci puoi spiegare un po' che cosa significa questa cosa per te? Sì, perché è legato appunto al progetto appunto che dicevo, abbiamo portato delle performance che erano Acciaiamo Guerrieri, che appunto come dicevo, insomma, queste persone, è una performance che è suddivisa in stanze, diciamo, fondamentalmente si articolava in questo palazzo nobile dove una sorta di processione laica al pubblico si dirigeva all'interno di queste stanze ad ascoltare e ad assistere ciò che avveniva in ogni situazione. Nella prima stanza c'era Pippi Joy, che è una donna che ormai non c'è più, che ha lasciato l'ultimo messaggio d'amore al mondo in occasione di quel lavoro, quindi un atto d'amore che ha fatto nei confronti del mondo prima di lasciarci in quanto malato terminale. Nella seconda stanza c'era una famiglia arcobaleno composta da due mamme e una neonata. E Lilly che ha condiviso dei tape registrati della voce dell'ex compagna con la quale è stata per
30 anni insieme, e questa donna non c'è più. Considera che tutto questo è avvenuto nel periodo precedente la legge Cirinnà, quindi insomma, appunto per questo insomma, si sottolineava la necessità comunque di avere dei diritti che fondamentalmente ancora adesso, comunque, cioè la legge è una legge mutilata, fondamentalmente. E nell'ultima stanza c'è questa Pietas, che Pietas non è che tutto che meno che pietismo, con me e Nicola Fornoni, che è un performer con una disabilità, dove a un certo punto lui si alza in piedi e iniziamo a amoreggiare, quindi c'è cioè, l'opposto di quello che è il discorso del pietismo, diciamo, legato anche alla disabilità, dove anche lì. Insomma, si apre tutto un discorso perché anche il cosiddetto corpo non normodotato, diciamo così, è spesso considerato alle streghe di un corpo infantile, quindi privo di pulsioni. E quindi erano tutti questi atti d'amore, estremamente anche drammatici, perché chiaramente sono in bilico tra la vita e la morte, però il gruppo di questi guerrieri è sicuramente stata una performance talmente intensa dove io sento una forte responsabilità, tant'è che spesso non evito proiezioni di questo lavoro se non in contesti estremamente controllati. E il dolore come appunto elemento, insomma, è una costante della nostra esistenza, nasciamo, diciamo, attraverso il dolore, però è fondamentale comunque veicolarlo verso qualcosa che sia estremamente costruttivo, perlomeno questa è l'intenzione.